Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio della nostra serie di Minecraft, signori. Torniamo con il nostro bellissimo personaggio per una nuova avventura, signori. Allora, intanto prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché dobbiamo sempre puntare sempre più in alto, signori. Detto questo, partiamo con il video, signori, e c'ho subito una grande novità. Ovviamente nel scorso video abbiamo costruito la nostra casa che faceva praticamente cagare. L'ho modificata, signori, off camera, e questo è il risultato. Guardate che carina, tutta un'altra cosa. Vista così è tutta un'altra cosa, no? Ci ho fatto pure il caminetto che è spettacolare, così anche da lontano riusciamo a vedere casa nostra. Ve la faccio vedere un attimino velocemente da vicino. Qui ho fatto tutto il ponticello per come lo avevo in testa. E questa è la nostra bellissima casa, signori. Si entra e abbiamo questo, il letto per ora messo qui. Qui abbiamo le due fornaci con la crafting table, il camino fatto in maniera brutta. Se avete dei suggerimenti per modificarlo, fatemelo sapere. Ho messo tre casse qui in cui già c'è del legno per le prossime costruzioni. Abbiamo bambù che ci esce pure dalle tasche. Qui altra zona di cibo e cose varie, e qui niente. Ho lasciato una scaletta qui per salire sopra. A che serve? Assolutamente a niente, signori, ma per fare un giro sul terrazzo, così da poter vedere tutti i nostri terreni e i nostri possedimenti, anche perché ora la nostra base, questo è il punto di partenza, si andrà allargando sia in questa direzione che in questa direzione che in questa direzione. Detto questo, signori, cosa facciamo oggi? Allora, siccome mi sono rotto un po' le scatole di costruire, quindi aspettate, chiudiamo la botola, se no poi mi intracco quando piove, mi sono rotto un po' le scatole di costruire. Oggi, signori, andiamo in esplorazione. Ebbene sì, oggi dobbiamo andare in caverna. Dobbiamo andare in caverna in cui andremo a cercare, mo ci portiamo il pane perché è l'unica fonte di cibo che abbiamo, e andremo a cercare possibilmente dei diamanti. Li troveremo mai? Non penso. Andremo a cercare questa crafting table, però me la porto perché non ne abbiamo una nell'inventario. Ok, dovremmo portarci anche una fornace che ora mo la andiamo a costruire nel momento in cui ci servirà. Però voglio un attimino, allora ripiazziamo la crafting table qui. Recuperiamo il ferro che già qui abbiamo. Noi come armatura cosa abbiamo in ferro? Solamente questo. Quindi ci servono i pantaloncini, ci servono gli stivalotti. Ok, abbiamo gli stivalotti. Ci servono i pantaloni che riusciamo a fare. Perfetto. Poi recuperiamo l'altro ferro che abbiamo qui. Ci andiamo a fare anche l'elmetto. Così siamo full ferro e siamo tutti contenti. Ci facciamo anche, direi, una spada. Che non si sa mai nella vita, meglio avere una spada di ferro. Ok, ci facciamo anche un piccone, così nell'eventualità riuscissimo a trovare dei diamanti o comunque degli altri materiali più preziosi, potremmo un attimino organizzarci. Allora, l'obiettivo è trovare anche della redstone, signori. Direte, perché ti serve della redstone? Perché posiamo tutto questo che è superfluo, possiamo anche. Vabbè, il piccone però ce lo teniamo, il ferro abbiamo solamente questo, torce ne abbiamo 13, pane ne ho, sì, ne abbiamo già 19, ok, trasformiamo quest'altro, ce ne portiamo altri 5 e quindi abbiamo anche il pane, sono le uniche nostre fonti di cibo e queste dobbiamo tenerci, signori. Allora, stavo dicendo che ci servono anche la redstone perché voglio fare poi una farm di bambù in cui praticamente arrivata a una certa altezza ci metteremo l'observer e con un pulsante faremo cadere tutto e saremo tutti contenti. Sì, le mele ce le recuperiamo perché mi servono per fare le mele d'oro e va bene. Allora, io ho visto, se non sbaglio, in questa direzione di qua, non tanto questa che poi finisce a tre tubi, quindi inutile. In questa direzione di qua, se non sbaglio, avevo visto una cavernicola. Può essere una cavernuccia? Un qualcosa che si infrattava pesantemente verso il basso? Sono rincoglionito io? O c'era veramente? Non c'ho voglia di. Era questa? Sì, era questa, signore. L'abbiamo trovata. Che però mi sa che finisce già qua. Ma che cazzo la sta di? Ma come finisce già qua? Ma è tutta la. Oh, però c'è del ferro. Però c'è del ferro. Questo è già. È importante, recuperiamo anche un pochino di pietra, signori, perché dovremo fare una crafting table, no, uno solo di ferro, ok, dovremo fare stava di una fornace, perché sicuramente dovremo costruire altri strumenti in ferro, quindi ci serve il ferro, però questa mi piglia in giro, vero? Guarda come cresce qua sotto questa. No, ma finisce lì, torniamo su, torniamo su, torniamo su, torniamo su, torniamo su, veloce, 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 ok.
Partenza a salve, signori. Non abbiamo trovato la caverna che speravamo. Di qua non ci sta nulla. C'era un infratto, se non ricordo male, quando siamo andati in quella direzione per cercare il bambù. C'era in quella direzione, se non ricordo male, un infratto enorme che aveva suscitato il nostro interesse. Può essere? Non mi ricordo, ma noi basta che troviamo un infratto dove infilarci e partire all'esplorazione. Può essere che questa è qualcosa di interessante? Assolutamente no, però c'è del carbone, ma non ci serve a niente di tutto questo. Signori, che dire? Faccio un breve taglio, perché sennò sto video passa tutto, che noi stiamo a cercare qualcosa che non riusciremo mai a trovare, e ci vediamo appena trovo qualcosa dove iniziare la nostra avventura da scavatori, da cercatori di pepite d'oro, da cercatori di... Perché ci sono tutti questi infratti inutili? Ci vediamo dopo, signori, ci vediamo dopo. Signori, breve riepilogo. Io è da mezz'ora che sto a giro, è calata anche la notte e non riesco a trovare un punto dove ci sia un possibile infratto dove infilarsi. Ora è impressionante, cioè è tutto sott'acqua. E quando noi tentiamo di andare sott'acqua, rischiamo realmente di morire malissimo. Quindi esplorazioni subacquee, ma che secondo me non ci portano da nessuna parte se non a una possibile morte, sicuramente, decisamente sì. Tanto torniamo su di qua, di là ci sono andate e non c'è sta assolutamente niente, quindi sì, tra l'altro, ripeto, è calata la notte, continueremo a cercare qualcosa di qualche caverna, e non pensavo fosse così difficile trovare le caverne su Minecraft. Una volta erano all'ordine del giorno. Allora, di là ci sta il villaggio, di qua ci sta un creeper che ci vuole far saltare in aria. Che vedevo di signori, continuo a cercare qualcosa sperando di riuscire a trovare e di non morire, perché dico è notte, non abbiamo nemmeno un letto con noi. Questa cosa non è per niente da dei giocatori pro di Minecraft. Io sono un giocatore pro, non penso proprio. Attenzione però, perché ammazzare sto ragno, se mi dà le stringhe mi fa un piacere. Ok, continuo la ricerca, signori, vediamo cosa riusciamo a trovare. Signori, forse qualcosa l'abbiamo trovato. Forse l'abbiamo trovato. Però dobbiamo evitare che ci spingano di sotto, perché io non vorrei morire dopo che finalmente abbiamo trovato l'infratto dove infrattarci. Quindi proviamo a scendere in maniera senza ammazzarci. Vedo della luce. Quindi sì, forse abbiamo finalmente trovato il nostro infratto dove infrattarci, signori. Qui cosa c'è? Del rame, qui c'è del carbone. Per ora niente, di là forse continua. Lo recuperiamo questo carbone, lo recupero velocemente, perché mo le torce stanno a finire e mo dovremo fare altre torce, quindi recuperiamo questo carbone che è importante. Episodio strano, sì, perché comunque dovevamo fare un episodio basato sull'esplorazione. Ci ho messo già mezz'ora solo per trovare ste cazzarole di grotte da poter esplorare. Allora, questa non sembra per niente male. Porca miseria, abbiamo trovato una cosa enorme. Come cazzo la scendo io? Ecco, questo potrebbe essere un nuovo problema. Come cazzo la scendo io di sotto? Perché mi fa le cose complicate? Come cazzo la scendo io? Ok, dobbiamo trovare un modo di scendere. C'è un ascensore? Salve, sto cercando un ascensore per scendere nelle zone basse di questa caverna. Tutto questo abbiamo finito le torce, bene. Primo step torce finito, quindi facciamo le altre velocemente. Dai, come se non ce fosse un domani. Il legno ce l'abbiamo, abbiamo pochissimo legno. Sono un pirla, signori, siamo scesi con pochissimo legno. Va bene. Siamo scesi anche senza... Ecco, sapete che potremmo fare? Un giocatore intelligente di Minecraft, sapete cosa farebbe? Farebbe proprio quello che sto per fare io. Abbiamo solo 5 lingotti, ma li spendiamo bene, signori. Abbiamo solamente 5 lingotti, ma li spendiamo bene. Ovvero, ci andiamo a cuocere il ferro. Ci andiamo. Ma ce l'avevo già il ferro cotto. Sono rincredinito, signori. Va bene. E un attimino il. Ok, abbiamo recuperato l'acqua. Recuperiamo tutto questo. Da buon scemo. Ok. Giustamente dovevo cuocere questa di ferro, tutto questo non ci serve. Butta via questo, butta via sto granito, butta via questa di terra che è in più e torniamo in quella direzione. Mettiamo una bellissima fonte di acqua e scendiamo come se non ci fosse un domani, signori. Anche è vero che potremmo scendere di là, ma noi non ci vogliamo fare male. Metti la fonte d'acqua qua,
Famola scorrere, stando sempre attenti, vediamo quando arriva giù, 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 giù. E una volta che arriva giù, che tra l'altro là sotto ci sarà il delirio in tutto questo. Perché io vedo mostri come se non ci fossero domani. Forse non è stata la migliore delle idee, sapete? Forse conveniva scendere gradualmente. Ma noi siamo dei pro, signori. Noi siamo dei pro. Noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura, signori. Noi ci proviamo. Ci proviamo. Se la cosa diventa infattibile, ce ne torniamo su velocemente. Mi sa che la cosa diventerà molto velocemente infattibile. Le torce ce le abbiamo? Sì. Mettiamo torce subito ovunque. L'acqua è arrivata. Con calma, con calma, con calma, con calma. Abbiamo anche blocchi per salvarci eventualmente da possibili scheletri. Ok. Torce, 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 torce. Ok. Blocchi subito per evitare. Cazzo ci fa uno squib in aria? Ok. Siamo in una zona tranquilla. Mangiamo perché mi ero dimenticato di mangiare. C'è uno squib in aria, signori. Va bene, c'è uno squib in aria e non interessa poco. Sto vomitando. Ok, calma e sangue freddo. Calma, è sangue freddo, diamanti, signori, diamanti! Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere, signori. Aspettate, fatemi evitare di trovare dei mostri subito pronti a ucciderci. Diamanti, signori, io direi che questo primo video lo possiamo finire qui. Lo possiamo finire qui, signori. Obiettivo raggiunto. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Ci vedremo. No, 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 no